questo momento nessuno può dire Umbria area rossa oppure no. Quello che si sta evidenziando è che c'è una situazione notevolmente attenzionata e monitorata non solo da noi ma anche a livello nazionale e sarà oggetto di ulteriori valutazioni quotidiane e approfondimenti rispetto all'evoluzione. Lo ha detto il direttore regionale alla sanità Claudio Dario nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia. Al momento quindi nessuna indicazione certa sul colore che sarà assegnato alla regione, anche perché la strada ipotizzata è quella di intervenire chirurgicamente nelle situazioni più a rischio. Lunedì scorso, ha ricordato Dario, sono state emanate ordinanze ritenute coerenti dalla cabina di regia nazionale, soprattutto per l'operazione di intervento mirato sui comuni con elevata incidenza e per l'approccio che prevederebbe un punto di equilibrio tra la protezione e l'impatto sulla vita sociale complessiva. Le valutazioni si faranno domani, ha detto l'assessore alla sanità Coletto, dopo la riunione della cabina di regia quando si saprà anche l'esito del sequenziamento dei 44 campioni che abbiamo mandato per analizzare per il sospetto di una possibile variante del virus già ipotizzato per due campioni. A destare ancora maggiore attenzione, secondo l'assessore, è il fatto che ci sia una differenziazione così spinta tra i comuni del Perugino con una incidenza di casi maggiori e quelli del Ternano. Il direttore Dario ha tra l'altro evidenziato che purtroppo pure gli interventi di mitigazione nell'ultimo mese appaiono in parte inefficaci. L'obiettivo è comunque di continuare con un approccio tra protezione, mitigazione ed impatto sulla vita della popolazione. Dal 12 febbraio l'Umbria avvierà le prenotazioni per le vaccinazioni Covid degli ultraottantenni. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, che ha evidenziato la necessità di programmare le operazioni per non sprecarne nemmeno uno. I vaccini Pfizer e Moderna indicati per questa fascia di popolazione, ha sottolineato l'assessore, prevedono una dose e poi il richiamo. I vassoi consegnati devono essere poi scongelati, inoculati in tempi stabiliti. Il commissario per l'emergenza Covid in Umbria, Massimo D'Angelo, ha ricordato che il numero dei vaccini destinato alle regioni viene stabilito dalla struttura nazionale. Immaginiamo di somministrare a febbraio la prima dose a 20.000 ultraottantenni, ha aggiunto. Per le vaccinazioni, ha detto ancora D'Angelo, sarà individuato un portale e verrà utilizzata l'app per i servizi pubblici. Stiamo comunque immaginando anche ulteriori modalità, come il coinvolgimento delle farmacie e medici di medicina generale, ma anche un numero di telefono dedicato. I primi che potranno prenotare saranno gli ottantenni. Sono stati 373, il 19% in meno del dato di ieri, nuovi positivi al Covid registrati in Umbria l'ultimo giorno. 37.308 in totale, quanto si legge sul sito internet della Regione Umbria. I guariti sono stati 178 e 3 i morti, mentre gli attualmente positivi sono ora 6.191, 192 più di ieri. I tamponi analizzati sono 3.692 e i test antigenici 3.832, con un tasso di positività totale del 4,9% e del 10,1% sui soli molecolari, ancora in crescita ricoverati, oggi 438, 7 in più, 66 dei quali 2 in più in terapia intensiva. Migliora la situazione relativa all'emergenza Covid nelle scuole dell'Umbria, dove molti comuni hanno deciso nei giorni scorsi di interrompere le lezioni in presenza fino al 14 febbraio, su indicazione dell'autorità sanitaria. Secondo i dati della regione aggiornati al 4 febbraio, gli alunni positivi sono 178, 102 nelle primarie, 19 in meno del 2 febbraio scorso, giorno dell'ultimo rilevamento e della chiusura degli istituti nei comuni più colpiti. 70 positivi tra il personale. I cluster sono 32, erano 39, 2.412 contatti stretti di classe in isolamento, 866 in meno e 123 le classi in isolamento, erano 170 il 2 febbraio. Seduta su un muretto a ridosso della stazione ferroviaria di Foligno, con numerosi bagagli intorno e l'aria di una persona in preda alla disperazione. Questa è la scena che si è presentata agli agenti della polizia ferroviaria di Foligno, che hanno soccorso ed aiutato la donna in evidente difficoltà. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del perimetro esterno dell'area dello scalo ferroviario, si sono infatti avvicinati alla donna, una 47enne di origini straniere, ha raccontato loro di aver perso il lavoro e quindi i mezzi che le garantivano il sostentamento, a partire da un alloggio in cui vivere. Gli agenti l'hanno identificata e si sono attivati per un aiuto immediato, contattando la Caritas del posto. Grazie anche alla disponibilità di un hotel della zona, sono quindi riusciti a trovarle una prima sistemazione.
Un operaio di 37 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto giovedì mattina al centro di finitura dell'asta di Terni. L'uomo, in base a quanto si apprende, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria, dove gli è stato riscontrato un trauma alla mano destra. È stato quindi preso in carico dal reparto di chirurgia della mano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale della USL Umbro 2 per i rilievi. Un centro benessere considerato abusivo è realizzato in una ex cava in località Casa Morcia di Gubbio. Sono 7 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Perugia, tra cui 2 dipendenti del comune, che ha fatto scattare le perquisizioni a carico di 4 di loro. Si tratta di moglie e marito, proprietari dell'area, il loro progettista e un dipendente dell'ente. Diverse perquisizioni nei confronti di elementi gravitanti nell'area anarchica umbra, ritenuti responsabili negli ultimi mesi di istigazione a delinquere, danneggiamento e vilipendio della Repubblica, sono state eseguite nell'ambito di un'inchiesta svolta dalle Digos di Perugia e Terni, dirette dalla DDA del capoluogo umbro e con il coordinamento del Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. 2 gli indagati, uno in provincia di Perugia e l'altro in quella di Terni. Circolerebbe anche il nome di Raffaele Cantone, attuale procuratore della Repubblica di Perugia, tra i possibili nomi indicati come ministri della giustizia del governo che sta cercando di formare Mario Draghi. A parlarne è oggi La Nazione, sulle pagine umbre. Interpellato dall'ANSA, Cantone esclude però un suo impegno nel prossimo esecutivo. «Sono concentrato solo sulla procura di Perugia», sottolinea, «e intendo portare a termine il mio incarico, che è cominciato da poco. Non ho altri interessi», conclude Cantone, «se non quello legato all'ufficio che dirigo». Il contenimento dei cinghiali potrà presto essere praticato anche tramite caccia di selezione. La Giunta regionale ha approvato la proposta del regolamento per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati, che inserisce la specie fra quelle previste, rafforzando ulteriormente le misure per arginare l'abnorme diffusione sul territorio umbro. È quanto rende noto l'assessore regionale all'agricoltura e alla caccia Roberto Morroni. Dopo le misure urgenti attuate lo scorso anno, si concretizza, sottolinea l'assessore, un'altra linea di intervento delle politiche regionali per la gestione dei cinghiali, la cui presenza massiva e causa di danni alle produzioni agricole e mette a rischio l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale. Buongiorno, oggi parliamo del vultus trifrons, cioè del volto trifronte, la rappresentazione in voga nel basso medioevo, in particolare della Trinità. Queste pitture, questi affreschi, sono diventati abbastanza rari perché condannati e vietati dopo il Concilio di Trento. Però ne sono rimaste, sia pure rare, delle raffigurazioni sia nel nord Italia, a Trento per esempio, sia nel sud, ad Atri. Mentre ce n'è una buona concentrazione in Toscana, a Firenze in particolare, ed in Umbria. In Umbria ce ne abbiamo a Vallo di Nera, ce ne abbiamo a Trestina, e però la concentrazione più alta, 2 esempi in particolare, sono a Perugia. Il primo nella chiesa di Sant'Agata all'inizio di via dei Priori, il secondo nella basilica di San Pietro. Il primo, quello di Sant'Agata, Sant'Agata è una chiesetta che risale al 1100, viene citata addirittura in un diploma di Federico Barbarossa nel 1163, quindi è sicuramente abbastanza precedente, è una rappresentazione di scuola, di un anonimo ovviamente, di scuola perugina, e è nella parete appena all'interno dell'ingresso. L'altra, quella di San Pietro, che viene attribuita dal professor Pietro Scarpellini ormai da qualche decennio al maestro Ironico, ed è una rappresentazione apparentemente più brillante di scuola senese, cioè di allievi di Pietro Lorenzetti e di Simone Martini che lavorarono a Perugia
a lungo. Quest'ultima probabilmente è successiva a quella di Sant'Agata. Per tornare su Sant'Agata un momento, Sant'Agata è una martire cristiana, siciliana, sono Catania e Palermo che si contendono la cittadinanza di questa santa, che venne martirizzata nel 251 sotto l'imperatore Decio. Viene considerata patrona delle madri perché tra le torture subite ci fu anche il taglio del seno, che secondo gli agiografi si riformò immediatamente, ed è patrona dei vetrai, protettrice anche delle grandi catastrofi, la peste, le alluvioni, i terremoti, ed era molto sentita a Perugia. Aveva una chiesetta titolata a lei e a San Severo, che venne inglobata per ampliare il palazzo dei priori intorno al 1317. La San Pietro, invece, la basilica, la prima basilica di Perugia, fuori le mura, tra l'altro, ed ha una rappresentazione molto interessante. Queste iconografie vennero vietate dal Papa Barberini, Matteo Vincenzo Barberini, con il nome di Urbano VIII, nel 1628, quindi non ci furono più rappresentazioni. Le ultime, diciamo, molto belle di Firenze sono gli affreschi di Andrea del Sarto e quelli del famoso ritrattista Agnolo Bronzino. Dopo il 1600 questa rappresentazione iconografica non ha avuto più spazio all'interno della Chiesa Cattolica, e quindi sono queste rimaste una curiosità da un lato religiosa, dall'altro artistica, ma anche storica. Grazie, buona serata. Dal 1 febbraio l'Italia ha cambiato colore e nelle diverse regioni passate in fascia gialla hanno riaperto musei, siti archeologici e mostre. Dal Colosseo al Museo Egizio, porte aperte nei luoghi della cultura di tutto il paese, a esclusione di Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e provincia autonoma di Bolzano, rimaste arancioni. L'accesso è consentito dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica i musei restano ancora chiusi al pubblico. La cultura a Roma riparte dal grande fotografo Josef Kudelka, autore di oltre 100 scatti raccolti nella mostra Radici, esposta fino al 16 maggio alla Rapacis. Unica tappa italiana, l'esposizione è il risultato di un lavoro lungo 30 anni, passati dal fotografo cieco a raccogliere scatti di resti archeologici sparsi in tutto il Mediterraneo, dalla Siria alla Grecia, dalla Spagna alla Croazia, fino naturalmente all'Italia. Le rovine non sono il passato, ha detto Kudelka, sono il futuro che ci invita all'attenzione e a godere del presente. L'Italia ha la conquista dei Golden Globe con La vita davanti a sé. Uscito lo scorso 13 novembre su Netflix, il film ha la regia di Edoardo Ponti, che ha diretto sua madre Sofia Loren per la terza volta nel ruolo di una ex prostituta ebrea. La pellicola ha ricevuto 2 nomination nelle categorie miglior film straniero e miglior canzone con Io sì di Laura Pausini. Tra gli italiani candidati sempre come film straniero dell'anno c'è anche Filippo Meneghetti, che ha diretto la pellicola francese Two of Us. 17 progetti di riqualificazione, restauro e manutenzione in altrettanti edifici e aree del centro storico di Palermo per una spesa complessiva di 90 milioni di euro. È quanto prevede il contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico del capoluogo siciliano, sottoscritto dalla città e dal Ministero dei Beni Culturali. L'obiettivo è di rafforzare la presenza culturale, socio-assistenziale, ricettiva e turistica mediante
mediante il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. La conclusione degli interventi è prevista per il 2025. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Esiste un filo rosso per intercettare nei bambini e negli adolescenti il rischio di autolesionismo, comportamenti eccessivi o addirittura di commettere gesti estremi. È l'avverbio improvvisamente. Quando ci accorgiamo che i nostri figli improvvisamente cominciano ad avere un calo del rendimento scolastico, non vogliono più frequentare la scuola, si isolano all'improvviso, diventano aggressivi o cambiano carattere. A dirlo è Pietro Ferrara, professore associato di pediatria generale e specialistica presso l'Università Campus Biomedico di Roma e referente nazionale della SIP per abusi e maltrattamenti. Quando hanno vissuto o stanno vivendo delle esperienze negative, purtroppo spesso sono dei segnali molto molto sfumati. In queste situazioni non abbiamo una risposta oggettiva che venga da un esame o da un referto, ma dobbiamo intercettare e capire quali sono questi segnali sfumati che l'adolescente manda e lancia. Quando cominciano ad avere e a commettere dei gesti e degli atti autolesionistici, e noi ci rendiamo conto che dal giorno alla notte cominciano a presentarsi questi segnali, beh, questi cambi improvvisi sono certamente l'espressione di un disagio e di un malessere. E a quel punto la parola chiave e la parola, diciamo, d'ordine per poter cercare di intercettare questo e intervenire in questo momento difficile è dialogo. Sembra una banalità, ma questo non lo è. Nella prima infanzia è possibile individuare i precursori delle funzioni superiori, siano esse cognitive, comunicative, sociali e, per dirlo in un'unica parola, adattive. Lo spiega Elena Vanadia, neuropsichiatra infantile e responsabile medico del servizio di diagnosi e valutazione del Lido, che sarà tra i relatori del corso teorico-pratico gratuito per i pediatri sulla individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni, in programma dal 3 al 27 febbraio. L'iniziativa formativa, che prevede 18 crediti ECM, è promossa dalla SIP in collaborazione con Lido, la Fondazione Mite, il SISP e la SIN Lazio. La neuropsichiatra presenterà la scheda di screening e monitoraggio neuroevolutivo sviluppata dal Lido. È una scheda dedicata alla fascia di età 0-24 mesi. Come tutti gli screening, è pensata affinché, individuata la vulnerabilità, la suscettibilità o in alcuni casi la patologia, abbiamo sicuramente gli strumenti per intervenire. Ed è definita di monitoraggio perché proprio in relazione al fatto che c'è una scheda per ogni fascia di età, è possibile ripetere la scheda al bambino che sta crescendo e monitorare la sua traiettoria. Questo ancor di più per quei bambini in cui già dai primi mesi di vita verranno evidenziate delle vulnerabilità o delle vere e proprie alterazioni in una o più aree dello sviluppo. Chiaramente la scheda è uno strumento a supporto del pediatra e la possibilità è quella di un'interazione tra specialisti, che sarà quella che appunto offriremo, perché crediamo realmente che questa sia la strategia vincente per aiutare i bambini e le loro famiglie. Il vaccino Covid-19 è sicuro ed efficace, ce lo ricordano gli studi nazionali e internazionali, gli organismi regolatori dall'AIFA al Ministero della Salute. Tuttavia, tra gli operatori sociosanitari ci sono dei dubbi, delle perplessità, delle domande a cui è importante dare una risposta. A dirlo è Elena Bozzola, segretario nazionale SIP, che insieme a Rocco Russo, responsabile SIP del tavolo tecnico vaccinazioni, ha realizzato un decalogo per rispondere a tutti i dubbi. La pandemia da Covid-19 ha stravolto le nostre vite, la nostra realtà quotidiana, il nostro lavoro. Oggi per fortuna abbiamo un'arma importante, efficace, per combattere l'infezione e questa è il vaccino. Proprio perché è importante raggiungere una vaccinazione capillare del territorio, proteggere gli operatori sociosanitari tutti,
da quelli che lavorano nelle cliniche, ai liberi professionisti, ai medici sul territorio. È importante risolvere tutte le loro domande in modo tale da proteggerli e proteggere quindi indirettamente anche i nostri piccoli pazienti. Ogni pediatra può trovare tra i suoi assistiti dal 10 al 15% di famiglie fragili che, tendenzialmente, diventeranno ancora più fragili. Noi pediatri non vinciamo da soli. In questa battaglia alla povertà dobbiamo creare una rete che ci colleghi a nuove figure professionali, come l'infermiere pediatrico domiciliare, ai servizi sociali comunali spesso di difficile individuazione, alla realtà del terzo settore e al volontariato. A parlare è Giuseppe Di Mauro, presidente SIPS, che lancia un appello alle istituzioni. Si apra un tavolo di lavoro, anche in vista del piano infanzia, che potrebbe nascere con una parte delle risorse previste nel Recovery Fund. Di Mauro chiarisce quali istituzioni e figure professionali potrebbero essere coinvolte. Caritas, i servizi sociali del comune, associazioni di volontariato, che possono individuare, intravedere o famiglie che si rivolgono a queste istituzioni. Una nazione, una delle istituzioni che ha a cuore un attimo non solo il presente, non solo quello di domani e di dopodomani, ma ha a cuore le future generazioni. Noi, da un punto di vista socio-sanitario e in più in modo particolare sanitario, dal punto di vista sanitario, sì, dal punto di vista neurocognitivo, psicologico, sotto tutti questi punti di vista, io non mi sento felice in questo momento se so che fra 20 anni mi troverò degli adolescenti o più che adolescenti meno bravi, meno sani, meno integri di quelli di ieri e un domani. Nella seconda ondata, che in Campania ha portato un aumento dei casi di Covid, il numero di bambini positivi è cresciuto, ma pochi di loro hanno avuto bisogno di ricorrere a terapie intensive. La maggior parte è stata curata e seguita veramente bene a domicilio dai pediatri di famiglia. Lo spiega Luigi Martemucci, direttore della UOC Pediatria 2 della ORN Santo Bono Posillipon di Napoli. Quello che abbiamo riscontrato, prosegue, sono alcuni casi di patologie legate ad una sindrome infiammatoria multisistemica che si manifesta a distanza di uno o due mesi dall'infezione da Covid. Si tratta comunque, avverte il primario, di un evento abbastanza raro. Molti di questi casi sono stati trattati a domicilio senza nessuna necessità di ricorrere all'ospedale. Quindi questo ha determinato di fatto un particolare allarme in un momento storico recente, che però poi tutto sommato conviene precisare che è una sintomatologia che decorre abbastanza bene, viene trattata bene e non dà assolutamente grossi problemi. E all'inizio della pandemia i colleghi di Bergamo avevano posto l'accento su una sindrome che veniva definita sindrome di Kawasaki in corso di Covid. Noi già allora, diciamo, c'erano grossi dubbi che si potesse trattare di una sindrome di Kawasaki perché aveva delle caratteristiche cliniche ben precise, un po' diverse. Questa sindrome poi dopo abbiamo capito dopo che è questa qui che noi definiamo MISC o sindrome multisistemica post-Covid, che però, le ripeto, tutto sommato, una volta che abbiamo sensibilizzati i pediatri a stare attenti su questa patologia, una volta che viene diagnosticata precocemente, viene trattata e non dà grossi problemi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it. Nella 22esima giornata del campionato di Serie C, girone C, il Palermo spaventa la Ternana. Accade tutto nella ripresa. Al primo minuto il gol che porta in vantaggio i rosanero, probabilmente alla loro migliore prestazione stagionale. Poi i rossoverdi escono alla distanza e con uno straordinario Falletti al minuto 27 fissano il punteggio sull'1-1. Per il numero 17 rossoverde, l'undicesimo centro stagionale, sarebbero 12 se nel finale il palo non negasse la gioia della rete al folletto uruguagio. Oggi è la dimostrazione che questo campionato non è finito, che questo campionato ogni partita ha delle insidie, perché ci incontriamo squadre forti, campi difficili, e quindi è la dimostrazione che non è fatto un bel niente, anzi sarà sempre più dura perché tutti vogliono fare giustamente la partita
per batterci, per prendersi il suo, diciamo, momento di gloria. Questo succederà sempre, ormai da qui alla fine, in casa e fuori. Il prossimo in posticipo sarà la Casertana. Casertana, che ci ha fatto già 3 gol all'andata, che nelle ultime 7 partite ne ha vinte 6, e poi non scordiamoci che ora le nostre avversarie praticamente giocheranno 2 partite, quindi lunedì sera la classifica potrà essere notevolmente accorciata. Ancora una volta ennesima conferma che questo campionato non è finito, e che scrive o dice che è finito, ripeto, non vuole bene alla Ternana. Il Gubbio di mister Torrente e Spugna Arezzo, oramai un po' per tutti divenuta terra di conquista. Quella con il Gubbio è la 14ª sconfitta in 22 gare, 9 KO in casa su 12 match, dove gli Amaranto non hanno mai ottenuto alcuna vittoria, solo 3 pareggi. A decidere l'incontro è Pasquado, che inventa un gran gol al 25esimo del secondo tempo. Il Gubbio risale in classifica e si porta a quota 26. Per l'Arezzo, fermo a quota 10, la salvezza è una chimera. È stata una grandissima prestazione, di qualità, di carattere, di personalità, e quello che avevo chiesto ai ragazzi mi hanno risposto alla grande. Mi hanno concesso solo nel primo tempo una situazione all'Arezzo, ma poi dopo abbiamo creato diverse palle gol, poi Pasquado ha fatto un gran gol. Ma complimenti ai ragazzi, ha fatto veramente una grande prestazione. Era importante oggi vincere, anche perché le altre sotto vanno veloce, quindi era fondamentale per noi dare continuità al risultato. 3 giorni dopo la sconfitta in Coppa Italia, Perugia ritrova la vittoria in casa della Lube Civitanova dopo quasi 2 ore e mezzo di gioco. Partita vibrante e combattuta, la decide l'ace di Ricci al 5° set, MVP Leon. Con questo successo i bianconeri blindano matematicamente la prima posizione in classifica con una giornata d'anticipo. Era importante tornare a battere un colpo dopo il weekend di Coppa Italia, quindi a prescindere da tutto, anche per noi stessi dovevamo riscattarci un po'. Oggi così è stato, penso che non abbiamo fatto vedere una gran bella pallavolo, sono sincero, però in qualche modo ce la siamo portata a casa, questo è il lato positivo. Era importante per noi, soprattutto per la squadra, per l'ambiente, per dare un segnale, per mille motivi, per la regular season, per il primo posto, perché vincere qui a Civitanova è difficile, e quindi bene, siamo contenti, abbiamo reagito, abbiamo sofferto, e sarebbe un errore pensare di non soffrire contro la Lube. La Bartocini Fortinfissi Perugia si arrende in 3-7 alla VBC e più Casalmaggiore nel recupero della 4ª giornata di ritorno. Le magliette nere replicano l'opaca prestazione di domenica scorsa contro Bergamo e cedono sotto i colpi di Rosa Maria Montibeller, ex di turno, premiata come miglior giocatrice della partita. La gara termina 0-3 per le ospiti, con i parziali di 18-25, 21-25, 17-25 in 81 minuti di gioco. Adesso la squadra di Mazzoni Santi dovrà provare a invertire la rotta lontano dal Pala Marton a partire dalla trasferta di mercoledì prossimo a Chieri. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Anticicloni in Italia, ma tante nuvole e locali piovigini. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 5 febbraio. Nuvoloso al mattino soprattutto al nord e lungo l'Adriatico, con deboli piogge su Liguria, Lombardia e Friuli, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su buona parte della penisola, ma con nuvolosità irregolare, più compatta al nord e ove non si escludono deboli piogge, specie su Liguria e Friuli. In serata è notata ancora piovigini su Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in generale aumento da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.